Rotture per fatica. In realtà qua non vi racconterò, almeno nel dettaglio, le procedure di prova, però mi fa piacere potervi raccontare un qualcosa che vi introduce al concetto della fatica, perché il concetto della fatica è abbastanza inaspettato. L'altro giorno abbiamo fatto una specie di seminario a dei bambini di terza media e in realtà tutti loro avevano l'esperienza della rottura di un paio di occhiali, della rottura dell'iPhone, della rottura di un vaso, perché il pallone giocando dentro casa, giocavamo tutti dentro casa con il pallone, hanno tutti rotto un vaso. In realtà queste sono rotture che parrebbe essere di esperienza comune. La rottura per fatica un pelo meno, anche se in realtà qualcosa per fatica è sempre rotta. Un fil di ferro, perché se capite di rompere un fil di ferro, a meno che non siete l'incredibile Hulk, non l'avete mai rotto tirando in questo modo, l'avete sempre rotto così. Quella si chiama fatica oligocitica, cioè una fatica nella quale c'è una forte deformazione plastica, perché io deformo e quello resta in quella posizione plastica, non puoi dirlo, e dopo 10, 15, 20 volte il pezzo si è rotto. È un tipo di fatica, è un tipo di fatica che si manifesta tipicamente entro i 100 cicli, guardate che il pezzo si rompe. L'avete fatto, tutti quanti noi abbiamo avuto questa esperienza. Già più difficile aver avuto l'esperienza di rottura per fatica per alti numeri di cicli, milioni di numeri di cicli. A me è successo con una bicicletta sostanzialmente di vedere una superficie rottura a fatica, ero piccolo, non me ne resi conto, ma adesso ho memoria e ricordo appunto l'oggetto rotto in quel modo. La rottura per fatica in realtà è una rottura che presenta spesso una morfologia di questo tipo qua. Una zona di innesco, una zona con, qui c'è, insomma, c'è scritto striature, ma in realtà sono linee di fatica, le striature sono qualcos'altro, o linee di spiaggia, che poi vediamo che senso hanno, e poi una zona un po' più frastagliata, mentre questa zona qui, con le linee di fatica o di spiaggia, sono, è una zona piuttosto setosa, abbastanza pianeggiante, addirittura nei primi sperimentatori veniva considerata come una rottura di tipo fragile. Questa zona qui finale è una rottura a tutti gli effetti duttile. Ora, questo tipo di rottura ha una storia in qualche modo, non è da sempre che l'essere umano ha a che fare con queste rotture. Più o meno si ha luogo, si ha un'evidenza di queste rotture da quando c'è sostanzialmente dalla rivoluzione industriale. Con la rivoluzione industriale si è passati dai telai in legno ai telai in metallo. Il metallo fino a quel momento aveva avuto come unici impieghi reali quelli militari, e diciamo che la probabilità che una spada o un fucile si rompessero a fatica era abbastanza difficile. Si rompeva per altri motivi, insomma, il cannone non si rompeva per fatica, si rompeva per altri motivi. Mentre invece delle catene per sollevamento persone o materiale nelle miniere, oppure dei telai metallici, oppure delle molle, tendevano a rompersi a fatica. Tant'è che il termine fatica l'ha inventato un francese intorno al 1820, d'accordo? È abbastanza anche tardo come concetto. Mentre Galileo Galilei oppure Leonardo da Vinci si sono lambiccati sul comportamento a trazione dei materiali metallici, quindi già nel 600, anche prima, c'erano già delle idee a riguardo. Leonardo da Vinci appunto fece una sua pacchia di trazione usando praticamente una specie di cestellone che buttava sabbia su un cestino più piccolo e quindi quantificando come si rompeva il filo in questo modo. In realtà la prova di fatica, scusate, le rotture per fatica sono rotture in qualche modo più moderne, d'accordo? Da quando appunto materiali come gli acciai sono utilizzati in campo industriale mediante sollecitazioni cicliche in campo elastico. Cioè, la rottura per fatica in realtà ha la sua stranezza nel fatto che la rottura avviene anche per sollecitazioni ampiamente in campo elastico. La sua incomprensibilità diventa via sempre più evidente con l'arrivo del manufatto forse più importante dell'Ottocento, che è il treno. Il treno praticamente è questo mezzo di trasporto assolutamente innovativo, che però vede nei primi decenni specialmente una serie di incidenti quasi incredibili, nel senso che con una certa frequenza gli assali ferroviari si rompevano. Si rompevano con una tale frequenza da essere quasi imbarazzante. Pensate che verso il 1880 ancora, in Inghilterra, veniva pubblicato un bollettino settimanale degli incidenti ferroviari. Cioè, cosa oggi incomprensibile, inconcepibile, insomma, però ancora era abbastanza, come dire, frequente. Famosissimo è il primo incidente ferroviario importante, anche se ce ne sono stati degli altri prima, quello di Versailles del 1848, quando un treno di domenica deragliò e fece un centinaio di morti. In realtà molti morti morirono per l'incendio che scaturì dall'incidente, perché
se avete visto qualche film ambientato nell'Ottocento, i treni non erano quelli di oggi, ma erano tutti quanti treni a scompartimenti isolati in cui il controllore faceva salire il passeggero e poi lo chiudeva dentro, in realtà, per farlo discendere dopo, il che comportava il fatto che in caso di incidente non ti arriva il sorcio, questo non è registrato. E... la cosa ancora più divertente è il fatto di avere di domenica, perché avvenendo di domenica Diderot stura a una specie di crociata contro il modernismo, perché praticamente quei passeggeri siamo permessi di andare in giro durante il giorno dedicato al Signore e praticamente furono puniti morendo tutti quanti. Oggi ridiamo, ma allora no, e l'ha preso molto seriamente. In realtà la superficie di apertura somigliava molto a questa che vi sto facendo vedere. E praticamente ci furono, come oggi, d'altronde, delle commissioni d'inchiesta, le capì che era successo, perché era deragliato, eccetera, eccetera. E praticamente quasi tutti gli sperimentatori e ricercatori del periodo assegnarono come responsabilità di questa rottura a una fantomatica trasformazione allotropica nel metallo che comportava un suo infrangimento e la rottura di questi assali ferroviari durante l'esercizio, perché secondo questi antichi colleghi le sollecitazioni cicliche trasformavano in qualche modo l'interno del materiale facendo diventare fragile. Attenzione, non è così pellegrina l'idea, cioè una trasformazione metallurgica che avvenga per deformazione plastica. Loro avevano già contezza del fatto che qualcosa succedeva se un martellato un pezzo di ferro, quello si includiva e diventava più duro. Oggigiorno noi abbiamo gli occhiali con lega a memoria di forma che li posso deformare e la deformazione è reversibile. Questa reversibilità in qualche modo è legata a trasformazioni che avvengono grazie alla pressione applicata. Quindi non è talmente inconcepibile il fatto che variazioni di pressione possano implicare una variazione microstrutturale, ma in realtà in questo caso era profondamente sbagliata. Rankin, che poi ha fatto un minimo di termodinamica, cito lei lo stesso, allora gli sperimentatori facevano varie cose, invece identificò perfettamente il problema della rottura a fatica, cioè disse che appunto questa era dovuta a una discontinuità che nasceva all'interno del manufatto, che procedeva all'interno durante la sollecitazione ciclica e che poi comportava una rottura disastrosa del pezzo stesso. Lo pubblicò su un giornale del civil engineer, eccetera, e nessuno gli ha creduto. Quindi per altri anni si è andati avanti senza che appunto le responsabilità reali della rottura per fatica fossero realmente identificate. Diciamo che si ebbe la certezza del meccanismo reale verso l'inizio del Novecento, addirittura. Quindi in realtà si proseguì senza colpo ferire con questa idea anche abbastanza sbagliata. Perché avvengono rotture per fatica? Tanti sono i motivi, qua ci sta una lista della spesa, difetti e anomalie nel metallo, ma aggiungere anche nel manufatto. La differenza tra metallo e manufatto è abbastanza evidente: il metallo è il materiale in cui è fatto il pezzo, il manufatto è quell'insieme di materiale e forma del pezzo stesso. Se ciò ha a che fare con un materiale che presenta troppe difettosità, quelle possono diventare sicuramente dare il contributo alla nascita di una cricca di fatica. Ma molto più spesso possono essere disegni, può essere il disegno sbagliato del manufatto, uno scasso improvviso, un intaglio, una lavorazione sbagliata, per esempio, può dare luogo a quell'intensificazione degli sforzi che per un singolo carico non mi dà alcun problema, per 10 carichi mi dà nessun problema, per un milione di cicli mi può dare grossi problemi di innesco e propagazione di una cricca. Immaginate da Cassino a Roma quante volte una ruota fa il suo giro e capite bene che fare un milione di cicli non è un numero così folle, d'accordo? E quindi in realtà è un evento che può avere la sua importanza. Non ci scordiamo ancora che le condizioni della superficie influenzano l'esistenza a fatica. Chi di voi si picca di motorismo, motociclette, si diverte a giocare con le motociclette, ha visto spesso gli organi meccanici sono lucenti in qualche modo, perché molto spesso le rotture si innescano sulla superficie. Considerate che la superficie spesso è la zona più sollecitata, non vi immaginate sempre la prova di trazione che ha una sollecitazione uniforme su tutta la sezione. Se andate già a flettere o a torcere, lo strato esterno è quello più sollecitato, quando la sollecitazione non è totalmente uniforme. E quindi in realtà avere a che fare con una superficie lucente, oltre ad essere bello a vedersi, e i motocicletti sono belle belle lucenti, in realtà ci dà anche una maggiore resistenza a fatica.
Chi di voi è più attento e sempre gioca con le motociclette avrà visto che invece alcuni organi meccanici tendono a essere un po' setosi, non sono lucenti assolutamente. Non perché si sono sbagliati, perché vi abbiano fregato, ma perché in realtà spesso quel pezzo ha subito dei trattamenti superficiali atti ad indurre sulla superficie uno stato di compressione residua. Rullatura, spallinatura, sabbiatura, oppure trattamenti termochimici di diffusione superficiale tipo la cementazione, tendono a far sì che la superficie abbia uno stato di compressione residua, perché quando vado ad applicare flessione o torsione, prima di andare a sollecitare la trazione, che è quella veramente pericolosa per gli acciai o per i metalli, devo superare questo stato di compressione residua, che è buono, e mi aumenta la vita a fatica. Sicuramente l'ambiente influenza la resistenza a fatica. Ora esistono una serie di condizioni che si chiamano fatica corrosione, nelle quali il mio pezzo può vedere la nascita di cricche di fatica in condizioni di sollecitazione addirittura più basse di quelle della resistenza a fatica in un ambiente neutro. Solo per la presenza magari di acqua o magari la presenza di un ambiente un po' umido che può vedere incrementare appunto la probabilità di far nascere una cricca di fatica. Poi vediamo altre superfici di frattura. Ora è chiaro una cosa abbastanza importante, vediamo la differenza abbastanza netta tra questo caso qui, zona di propagazione molto estesa e zona di rottura finale dove praticamente la cricca raggiunge localmente una tale estensione da far sì che il carico remoto che inizialmente era in campo elastico localmente raggiunge il valore del KmC, oppure ancora vediamo, scusate, questo caso qua con una estensione molto più bassa e la rottura improvvisa che avviene con una propagazione molto più bassa. Ora domani appunto è lo schema di partenza della nostra cricca, punto di innesco, un punto sfortunato, vi ripeto, potrebbe essere su un pezzo che ha subito una lavorazione al tornio, potrebbe essere una zona di ripresa del tornio, oppure una zona più alta rugosità, potrebbe essere una zona il cui disegno prevede in quel punto uno scasso per qualche motivo, insomma, quindi in realtà i motivi possono essere tanti. Zona di propagazione stabile, da far distinguere bene dalla propagazione instabile. Ora la domanda potrebbe essere perché, qua erano più evidenti, possiamo dire, abbiamo queste zone con colori diversi. È una cosa abbastanza tipica delle rotture per fatica. Superficie setosa, abbastanza piana, con colorazioni abbastanza diverse. Perché magari a questo punto c'è stata una sovrasollecitazione, cioè il carico nello spettro, là c'è stata una botta piuttosto forte. Oppure magari qua è rimasto fermo in magazzino per 6 mesi e si è un po' più corroso. E quindi in realtà i cambi di colorazione sono legati alla storia del pezzo e a ciò che gli è successo durante l'esercizio stesso. La parte finale è una normale rottura duttile, o fragile, dipende dal materiale appunto, in cui è come se ne avessimo applicato una sovrasollecitazione. Cioè il materiale qua si sta rompendo in questa zona perché le condizioni all'apice della cricca di fatica che si sono generate sono tali per cui, in corrispondenza del carico massimo del ciclo, là ho raggiunto il KmC, ho raggiunto il limite della città. Il pezzo si rompe come se appunto fosse sottoposto a un sovraccarico. In realtà è un sovraccarico legato alla presenza di una cricca che è proceduta nel tempo. Nel tempo quanto? Va, dipende da tante condizioni, giorni, mesi, anni, dipenderà la frequenza, dal carico applicato, dal materiale, quindi dall'ambiente che sto applicando, il pezzo si rompe e la differenza fra questa zona qui e il resto la vediamo molto evidente in questo video. Quindi diciamo che è abbastanza lampante la differenza fra una rottura e l'altra. Domanda un po' passato, passando indietro nel passato, per quale motivo a questo punto gli ingegneri del 1850 pensavano che il materiale si rompesse in modo fragile perché si trasformava in qualche cos'altro durante la sollecitazione ciclica? Perché loro osservavano fondamentalmente questo, e cioè questa per loro era la rottura duttile che osservavano tirando il pezzo a trazione. Questa per loro era una rottura fragile, la capivano che era un po' diversa da quella normale sfaccettata, ma era una superficie senza deformazione plastica, questa per loro era fragile. E quindi in realtà dicevano, ok, il pezzo si comporta in modo fragile. In realtà era proprio il fatto che il meccanismo di danneggiamento era profondamente diverso rispetto a quello di una prova di trazione. Ma questo loro sfuggiva, ma non era sfuggito a Rankin. Qui vediamo che in un pezzo rotto
possiamo avere ad esempio vari punti di innesco della rottura a fatica, dipenderà appunto dalle condizioni di applicazione del carico, dal disegno del trovino, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la caratterizzazione del comportamento a fatica, in realtà nell'Ottocento ci fu un signore che si occupò in maniera, come dire, sistematica della caratterizzazione di assali ferroviari a rottura a fatica. Prese tanti assali ferroviari, sollecitò a torsione e flessione e fece delle misure, sostanzialmente. Questo signore si chiamava Wehler, chi di voi ha fatto l'istituto tecnico se lo ricorda, insomma. In realtà i diagrammi di Wehler non li ha inventati Wehler, questo è abbastanza divertente, nel senso che Wehler fece delle tabelle che pubblicò durante l'esposizione universale di Parigi. Wehler fu quello che si inventò la macchina di prova, addirittura, perché non esistevano ancora le macchine per fare le prove meccaniche, quindi in realtà lui si inventò la macchina di torsione e flessione per fare queste prove di fatica. In realtà il tizio che le pubblicò come diagrammi di Wehler fu un tal Spangenberg, che era il suo successore. Wehler era il direttore delle ferrovie prussiane, e in realtà Spangenberg, il suo successore, pubblicò questi diagrammi per primi, ma in realtà furono chiamati diagrammi di Wehler solo a partire dagli anni 30 del 1900, in realtà prima ancora avevano degli altri nomi, insomma. Sostanzialmente l'approccio è molto semplice: prendo la sala ferroviario con la macchina di prova, lo sollecito a carichi crescenti, d'accordo? E vedo in un diagramma carico, numero di cicli a rottura, come si rompono i nostri pezzi. Vediamo che praticamente il diagramma tipico è questo, ovvero qui potreste trovare il carico massimo dentro il delta P, sono varie formulazioni che esce fuori, una zona che è sempre tratteggiata, che è quella relativa a carichi applicati sopra lo snervamento, la zona oligociclica, che non è una vera e propria fatica perché io sto deformando plasticamente, quindi macroscopicamente il campo plastico, si rompe tra 1 e 100 cicli sostanzialmente, una zona sostanzialmente lineare, in questo che, attenzione, è un diagramma semilogaritmico, il carico è applicato in su un asse lineare, qui invece vedete qui l'asse come è fatto, questo andamento logaritmico può essere espresso con questa formulazione di questo tipo, è la zona nella quale io ho una correlazione lineare tra carico applicato e il numero di cicli a rottura, ed è una cosa che uno apprezza molto, peccato che c'è un trucco, lo vedremo fra poco, e poi in molti casi questa specie di asintoto che vediamo qua orizzontale. Questo asintoto che vediamo qua orizzontale, in realtà chiamato limite di fatica, è quel valore del carico applicato, del delta P applicato, che posso applicare in maniera indefinita senza che il pezzo evolva la rottura. È simpatico questo, perché mi dice: bene, io quel carico mi consente di esercire il mio pezzo all'infinito senza problemi. In realtà non è all'infinito, perché il problema è nel limite tecnologico della misura della resistenza a fatica. Per il caso di Wehler era intorno al milione di cicli, oltre la macchina non ce la faceva fondamentalmente, e quindi lui vedeva questa specie di asintoto in alcuni casi che si presentava, asintoto che sparisce nel caso di ambienti non neutri. Se io faccio una prova in un ambiente diverso da un ambiente neutro, ma anche un ambiente blandamente, che si passa un'aria molto umida, e prende questo limite, può scomparire per qualsiasi valore del carico applicato o numero di cicli a rottura. L'altro grosso limite che ho, lo vediamo qui, guardate qua, a parità di carico applicato io non ho purtroppo un valore molto ripetuto della pezza a rottura, ma ho una dispersione piuttosto ampia. E allora cosa prendo come valore per poter progettare il mio pezzo? Una scelta che mi potrebbe dire anche un collega matematico è: ma bene, io ho per ogni carico una dispersione, che valore prendo? Lo medio, no? Ora ve lo traduco la vostra scelta, prendiamo quello medio per questo, per tutti quanti i carichi, interpoliamo i valori medi e ci esce fuori la curva blu, ok? Quindi io dirò che cosa? Al di sotto della curva blu sono in sicurezza, al di sopra no, giusto? Vedi con la capoccia, sto dicendo bene. Ok, vi cambio la cosa. Voi vi trovate su un aereo e state per atterrare, il vostro carrello d'aereo viene sollecitato a questo carico qua.
Che vuol dire? Che avendo fatto la scelta del 50% sulle curve relative alla dispersione, il vostro carrello si trova ad aver fatto questo numero qua di cicli e una probabilità del 30% di rompersi in atterraggio. Vi farebbe piacere? Nel successivo atterraggio. Quindi in realtà la scelta del valor medio non è proprio la più opportuna, specialmente nel caso di fatica, perché non mi mette in sicurezza. Perché praticamente, ripeto, il vostro carrello d'atterraggio, che ha fatto questo numero di cicli fino a quel momento, basta ancora un ciclo e magari si trova al 30-35% di probabilità di rompersi. Ancora un altro ciclo, probabilmente entro il 36, però poi si rompe, insomma, d'accordo? Quindi in realtà, data l'enorme dispersione statistica che caratterizza le curve dei diagrammi di Taylor, il nostro limite di questo diagramma qual è in realtà? È quello di essere fortemente legato non solo alla resistenza meccanica del nostro materiale, e fin qui quello che noi vorremmo, ma alla forma del pezzo. Cioè, il buon Weber, quando fece i suoi diagrammi, anzi fece le sue tabelle, e poi Spangenberg quando ottenne i diagrammi, erano validi per assali ferroviari fatti in un certo acciaio. Cambiando l'acciaio, ma peggio, cambiando la forma del manufatto, cambia il diagramma. E questo sicuramente purtroppo è un altro grosso problema. Quindi in realtà l'approccio Weber, che è un approccio tuttora utilizzato, però necessita di grande sperimentazione e purtroppo una sperimentazione che è dedicata al manufatto oggetto di studio. Se cambiate il manufatto non vi è più utile il diagramma di Taylor. Questo vuol dire bene che implica uno sforzo sperimentale molto importante, ma considerate che praticamente fino al 1960 non c'era molto altro, questo era il massimo che c'era. Dopo c'è stato qualche altro che vedremo fra poco. Insomma. Qui vediamo. Questo è l'apice di ventaglio, sollecitato a fatica, chiaramente questa è una cosa un po' accelerata. Guardate la differenza fra la cricca e l'intaglio. Questo è l'apice di intaglio, del raggio sarà di un millimetro, quindi è zoomato parecchio, insomma, in qualche modo ingrandito parecchio. Quando dicevo la cricca è completamente diversa geometricamente da un intaglio, questo è il problema, d'accordo? Stiamo parlando di un oggetto che ha una forma radicalmente diversa. Quindi diciamo che si può capire perché questo oggetto abbia poi un'intensificazione degli sforzi radicalmente diversa rispetto all'intaglio. La geometria è completamente diversa, d'accordo? In realtà questo era ciò che c'era al massimo fino alla metà del Novecento. Poi un signore, Tal Paris, che guarda caso è morto proprio quest'anno, nel 1961, anzi nel 59 in realtà, ma già pubblicato un paio di anni dopo, iniziò a fare una cosa che inizialmente fu accolta malissimo, e cioè iniziò a utilizzare concetti di meccanica della frattura lineare elastica nello studio della propagazione della cricca di fatica. Dal punto di vista procedurale non sembrerebbe questa grande novità, nel senso che praticamente, siccome io posso utilizzare tranquillamente un provino CT anche per sollecitare la fatica, d'altronde lo faccio quando devo far partire il precliccaggio per poter preparare il pezzo per la prova di tenacità, lo faccio, quindi ho un pezzo che ha un'intensificazione di sforzi in questo punto importante, lo posso fare. Benissimo, sollecito, beh, per fare una prova di fatica in questo caso la procedura non è terribile, perché ma io applico un carico, per esempio sinusoidale, ho un carico massimo e un carico minimo, con il mio estensimetro misuro il COD e con una curva di calibrazione, se conosco di quanto si apre in corrispondenza di Pmax e Pmin, conosco di conseguenza la lunghezza della cricca, perché tanto più sarà lunga la cricca, tanto più sarà aperto il COD sostanzialmente, ci sono delle correzioni da fare, ma queste sono abbastanza semplici da farsi. E praticamente io riesco abbastanza facilmente a far che cosa? A far innescare una cricca di fatica dall'apice dell'intaglio, a farla propagare e a ottenere un diagramma in cui ho alle ordinate la lunghezza della cricca e alle ascisse il numero di cicli necessario a ottenere quella lunghezza. No? Giusto? Noto Pmax Pmin. Io oscillo col carico, applico carico, la cricca parte, ogni numero di cicli misuro la lunghezza raggiunta e ottengo facilmente questo diagramma qui. Fai qua nulla di particolarmente speciale, giusto? Bene, le cose vanno un po' più complesse nel passaggio successivo,
E perché? Per ogni valore della cricca raggiunto dalla cricca, io conosco almeno un paio di cose. Ovvero, per ogni valore di A, per esempio questo, io posso misurare la tangente alla curva che sta qui. Questa curva chiaramente sarà ottenuta per punti, ma poi posso interpolare. Questa tangente in realtà è un delta su delta n, in un diagramma a n, no? Questa è analisi 1, giusto? Diciamo che se prendo delle misure abbastanza frequenti, delta su delta n è pari a dA su dN, con una certa approssimazione, ma abbastanza accettabile. dA su dN, a meno di una costante, è pari a dA su dt, dove t è il tempo. In che modo? In modo abbastanza semplice in realtà, ovvero dA su dN moltiplico numeratore e denominatore per dt su dt uguale a dA su dN moltiplicato dt su dN. Ma questo chi è? Scritto una schifezza, dt su dn, questo è 1 fratto la frequenza di applicazione del carico. Dn su dt, c diviso al secondo è la frequenza. Ipotizzando di svolgere la prova di propagazione cricche di fatica a frequenza costante, cosa si fa sempre praticamente, parlare di dA su dn o parlare di dA su dt è la stessa cosa. Ma per il nostro diagramma ci viene più comodo parlare di dA su dn. E i diagrammi di propagazione cricche di fatica vedranno sempre come parametro dA su dN e non dA su dt, o quasi sempre dA su dN e non dA su dt. Quindi io in realtà, per questo valore generico che vediamo qui, posso calcolare in maniera abbastanza agevole questo dA su dN, che appunto corrisponde alla velocità istantanea della propagazione della cricca a meno di una costante di cui possiamo riccamente su cui possiamo riccamente soprassedere, stiamo registrando nel termini corretti, perché fra l'altro fra 1 e 100 praticamente l'influenza fra 1 e 100 Hz l'influenza della frequenza è trascurabile sulle curve di propagazione, quindi in realtà sta frequenza ci interessa poco, sopra e sotto in realtà l'influenza c'è, ma fra 1 e 100 non ci interessa. Ora noi stiamo lavorando a delta P costante, cioè fra un carico massimo e un carico minimo sostanzialmente costanti, giusto? È quello che abbiamo detto all'inizio. Ma se io conosco per ogni punto di questa curva lunghezza della cricca numero di cicli, conosco la lunghezza della cricca e conosco il P max e conosco il P min, quindi il delta P, io posso calcolare, nota la geometria del pezzo e quindi nota la funzione che mi lega il K con il carico, per ogni valore di P e per ogni valore di A posso calcolare il K, ovvero per ogni valore del delta P e ogni valore di lunghezza della cricca posso calcolare il delta K che si sta applicando in quel momento. Ovvero, detta diversamente, io posso con una certa facilità trasformare questa curva ottenuta sperimentalmente in un diagramma lunghezza della cricca numero di cicli, posso trasformarla punto per punto in una curva, in un diagramma dA su dN alle ordinate, delta K alle ascisse. Considerando che dA su dN varia su almeno 3-4 ordini di grandezza e delta K spesso varia in un paio di ordini di grandezza, normalmente nei test troverete questi diagrammi con assi di tipo logaritmico. D'accordo? Ora, questo diagramma dA su dN delta K in realtà in ambito logaritmico è caratterizzato dalla presenza di almeno due asintoti, lo vediamo qua, uno qui e uno qui. Ora cerchiamo di capire cos'è questo diagramma. Questo diagramma è molto interessante perché intanto mi divide il comportamento del mio materiale in almeno tre condizioni, tre zone. A sinistra di questo asintoto, fra i due asintoti, e a destra di questo asintoto. Che succede al mio provino o al mio materiale se sto applicando un valore del delta K inferiore al delta K di soglia, delta KS oppure in inglese delta K threshold, quindi spesso troverete delta K con TH al predice.
Molto semplicemente, io sto applicando un ciclo a fatica, la mia cricca c'è, ma non propaga. Il pezzo durerà criccato all'infinito. Che succede se sto a destra di questo valore qui? Io ho a che fare con un provino criccato, ma il carico applicato è talmente alto che nel primo ciclo si rompe. Che succede se sto fra qui e qui? Bene, la cosa è molto interessante, perché se sto per esempio in condizioni tali da generare un valore del carico, un valore di delta K pari a questo, questo diagramma mi dice che in quelle condizioni la cricca avanzerà con questa velocità che leggo qui. Attenzione, sarà un avanzamento stabile. Vuol dire che nel tempo procederà e magari dopo 6 mesi sarà lunga tale da poter creare un delta K pari a questo, ovvero aumenterà anche un po' la velocità. Ma questo mi dice una cosa importante, e cioè che la cricca di fatica, se controllata, può propagare in modo stabile, in modo che non si arrivi alle condizioni di rottura di schianto. Cambiamo i termini, io posso avere il mio assale ferroviario con una cricca presente, io so che sollecitata la cricca sta propagando, ma se la cosa è controllata io potrò esercire quell'assale ancora 6 mesi, perché so, conoscendo la legge comportamentale, conoscendo la legge di propagazione della cricca di fatica, so che quella cricca propagherà in maniera non pericolosa. Capite bene che ho allungato la vita del mio pezzo. La differenza tra Wheeler e questo, che è il diagramma di Paris, è fondamentale. Guardiamolo meglio indietro. Rotto intero, non dice nient'altro. E fra l'altro in una zona di boh, chissà come funziona. In questo caso, vita eterna, un po' simile al valore di soglia, al vita infinita di Wheeler, ma con la differenza che io qui accetto che il pezzo abbia una cricca all'interno. Pezzo rotto, vita finita in cui la cricca propaga, e posso definire delle tempistiche per delle manutenzioni controllate, in modo tale che io posso esercire il pezzo in sicurezza, perché sto in un ambito in cui la cricca sta propagando, ma se non ho altri problemi il pezzo può essere esercito. Attenzione, la condizione fondamentale è che vengano fatte le manutenzioni. Assale ferroviario, non voglio dire quale perché siamo registrati, ma assale ferroviario che ha comportato il deragliamento di un treno con conseguente esplosione e una trentina di morti, se l'assale ferroviario non viene controllato, la cricca prima o poi qua arriva. L'assale si rompe, il treno deraglia, il vagone si porta gas GPL, esplode. Normale, d'accordo? Lo dice da 70 anni la meccanica della frattura. La cosa è abbastanza curiosa, in realtà, vi dicevo prima, questo qui in realtà fu proposto da questo signore, che purtroppo è morto quest'anno, dal Paris, che poi era Paul Croce Paris, che in realtà era di origini italiane, e in realtà è divertente perché praticamente lui era in realtà un dottorando che lavorava anche per la Boeing. Lui, non so se sapete, noi siamo motivati durante il dottorato, durante la nostra dedicazione, a pubblicare lavori di ricerca su giornali con il processo di peer review, cioè altri colleghi che controllano che quello che si è proposto non sia un'emerita sciocchezza. Per 2 o 3 anni in realtà gli impedirono di pubblicare questo lavoro perché andava contro ogni logica del tempo a riguardo, e addirittura ancora in fine anni 60 la Boeing scriveva: questa roba non può funzionare, non funzionerà mai, è inaccettabile, tutta una serie di insulti praticamente a questo approccio. Oggi si progetta solo così, insomma, sostanzialmente. E tant'è che infatti il primo lavoro relativo all'approccio meccanica della frattura e propagazione di fatica è stato pubblicato in una specie di giornale interno dell'Università di Washington, quindi in realtà fu pubblicato senza alcuna revisione. Dov'è il problema alla base? Perché c'era questa grossa resistenza nell'utilizzare quello che poi alla fine è una serie di passaggi matematici? A monte c'è un aspetto importante, cioè
Il K, come fattore come valutazione di intensificazione degli sforzi, funziona molto bene in campo elastico, perché questo abbiamo visto all'inizio, questo è il suo campo di lezione. La fatica, in realtà, vede la zona realmente attiva nel processo di propagazione in una zona all'apice della cricca, dove in realtà i fenomeni sono tutti irreversibili. D'accordo? Quindi in realtà usare il K, parametro sostanzialmente elastico, in una zona in cui i processi sono irreversibili sembrava una cosa che turbava molto. In realtà funziona, e quindi effettivamente alla fine questo è il tipo di andamento che viene spesso ottenuto sperimentalmente. Guardate qua, in un diagramma bilogaritmico il legame fra dA sud n e delta K trova anche un'espressione molto semplice, detta appunto relazione di Paris: dA sud n è pari a C moltiplicato delta K alla m, dove C ed m sono parametri relativi al materiale, purtroppo soggetti ancora a una certa dispersione statistica. Capite bene che questa formula è splendida, perché se io la integro, io so che ho un carico ciclico applicato tra un certo valore e un altro valore, quindi tra un certo delta K e un altro delta K, ho la curva che la cricca che propaga di una certa lunghezza, posso, integrando con una certa approssimazione, dire quel pezzo si allungherà da qui a qui, generando variazioni delta K da qui a qui in 6 mesi. Vedete, questo non lo permette di dire, d'accordo? Chiaramente con tutti quanti i limiti relativi al fatto che C ed M c'è una certa dispersione statistica, eccetera, 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 eccetera. Altro aspetto fondamentale che ci dice l'importanza di questo diagramma: mentre il diagramma di Wöhler è un diagramma che dipende sì dal materiale, ma dipende anche molto dalla forma dell'oggetto, questo no. Questo, nei limiti di validità della meccanica di fattore di linea elastica, vale per il materiale e può dimenticarsi della forma dell'oggetto. Quindi in realtà io posso poi fare un passaggio a ritroso, cioè ottenere, noto il provino e la formula che mi dà il delta K per il carico applicato, ottengo la curva sperimentale. Al contrario, posso andare poi verso il mio assale ferroviario, o conoscendo una qualche formula semplice analitica che mi lega il delta K al carico, oppure con tecniche numeriche, ad esempio elementi finiti, eccetera, eccetera, che mi consentono numericamente di ottenere i valori di carico che vengono applicati sul mio manufatto durante l'esercizio stesso, e capire effettivamente quali siano i vantaggi di questo approccio. Una volta che io ho caratterizzato il comportamento meccanico del mio materiale usando dei provini standardizzati, ho il comportamento del materiale e non più del manufatto, come invece con Wöhler, che è chiaramente un grosso vantaggio. È chiaro che questo approccio non posso usarlo se prendo sempre il nostro benedetto DAS e me lo metto a ciclare, e non posso applicarci Wöhler, d'accordo? Ma perché quello si comporta in modo talmente diverso dal campo di validità del meccanico di fratture di linea elastica che non posso applicarci chiaramente Wöhler. Questo va tanto meglio va quanto più è trascurabile l'estensione della zona plastica all'apice della cricca, laddove ho gli eventi irreversibili che mi generano l'avanzamento della cricca stessa, d'accordo? Se la zona plastica, prima abbiamo visto l'estensione della zona plastica durante la prova di CT, d'accordo? Se noi ci mettessimo a ciclare in quella zona lì, non possiamo applicare Wöhler, chiaramente, perché è scusa di Paris, perché chiaramente la zona plastica è talmente estesa che il K non ha più validità in quel caso. Va bene? Domande? Quindi, per ridurre la frequenza di rottura a fatica, evitiamo di fare errori nel disegno del pezzo. Voi non state all'architettura, siete ingegneria, nessun insulto perché altrimenti, ma chiaramente il sogno grafico di ogni ingegnere è il monolite, d'accordo? Un monolite di memoria di dominare come dominare lo spazio, un cilindro perfetto. L'architetto invece tende ad avere smussi, scassi, eccetera, deve avere forme più arzigogolate. Ecco, chiaramente l'ottimizzazione del disegno del pezzo deve essere un giusto compromesso fra una forma gradevole, che non sia il monolite, ma anche evitare intensificazioni di sforzi assolutamente indebite. Scelta del metallo e del ciclo di lavorazione. È chiaro che tutti i diagrammi di cui abbiamo parlato devono essere utilizzati per poter scegliere il metallo più opportuno che possa resistere a fatica, ma attenzione anche a tutto il resto. L'ambiente può svolgere un ruolo importante. Se c'è un oggetto che sta in acqua,
e non ci posso mettere una cera carbonio, che quello viene smangiucchiato in mezza giornata, d'accordo? E anche il ciclo di lavorazione svolge un ruolo importante, ad esempio trattamenti meccanici superficiali che possono indurre uno stato di compressione superficiale sono sicuramente importanti, oppure cementazione, oppure ancora tutto ciò che possa indurre uno stato di compressione superficiale ci migliorerà le condizioni di resistenza a fatica. Oppure ce le potrà abbassare laddove appunto invece induciamo ad esempio uno stato di trazione superficiale, come vedremo dopo i trattamenti termici. Controlli di accettazione dei semi lavorati dei pezzi feti svolge un ruolo fondamentale, perché è chiaro che se stiamo producendo alberi motore sarà probabilmente indispensabile che voi facciate controlli non distruttivi sul 100% dei pezzi, onde evitare che poi montiate un albero motore che ha difetti interni magari anche importanti. E quindi in realtà il controllo svolge un ruolo importante. E poi grazie a Vere e a tutto ciò che è venuto dopo, perché chiaramente non è che con Vere ci siamo fermati, ma sulla fatica si è andata anche molto avanti, controlli in esercizio. L'assale ferroviario, una volta montato, non può rimanere montato in eterno senza problemi. Bisogna periodicamente controllarlo e verificare che siano presenti cricche o meno. Poi bisogna fare le scelte più opportune. Verifico che c'è una cricca, basta, si smonta, così com'è, via così. D'accordo? Questo è un approccio, ci si perde un sacco di soldi in realtà, oppure se conosco bene il comportamento del mio materiale, dire bene, io so già per certo che questo nella prossima sosta programmata, perché chiaramente il treno non è che lo smontate in due secondi, il treno lo dovete smontare le soste programmate, fino alla prossima sosta programmata procederà senza nessun problema, lo continuo ad esercire senza alcun problema, ma è chiaro che vanno fatti i controlli in esercizio. Per migliorare il comportamento a fatica si può, l'abbiamo accennato prima, migliorare la finitura della superficie, meno rugoso è, meglio è. Oppure ancora, includere superficialmente sabbia pura, pallinatura, tutto ciò che induce uno stato di compressione superficiale fra piacere al comportamento meccanico, la resistenza a fatica. Indurire superficialmente, cementazione, nitrazione, processi di indurimento termochimico daranno luogo a tensioni superficiali sempre di compressione che migliorano la resistenza a fatica. Cicli di allenamento, potremmo chiamare una sorta di rodaggio del nostro materiale. In realtà si è visto che facendo funzionare il nostro pezzo per un po' di tempo a circa il 50% del carico di esercizio, poi la vita a fatica si allunga. E ancora, importante, proteggere il pezzo dagli attacchi corrosivi. Attenzione, qua non stiamo parlando di corrosione generalizzata, non è lì il problema, anche se pure quella può essere, può influire, ma insomma quando è tutto ruggine ve ne accorgete, il pezzo non può essere esercito. Molto pericolosi sono gli attacchi corrosivi localizzati che purtroppo spesso hanno luogo in quei metalli, in quelle leghe di cui più ci fidiamo. Vi spiego meglio, in metallurgia 1 lo vedremo poco, vedremo meglio in metallurgia 2, un attacco corrosivo localizzato in un acciaio inossidabile, cui noi pensiamo l'esercizio si svolge in sicurezza, in realtà possono dar luogo a cricche che penetrano all'interno del pezzo, invisibile a occhio nudo, e che porta il pezzo rapidamente a rottura. D'accordo? Quindi in realtà la protezione contro gli attacchi corrosivi dovrà essere una protezione che preveda sia la protezione, come dire, dalla corrosione generalizzata, ma questa appunto in molti casi viene già offerta spontaneamente dal mio materiale che ho scelto, leghe di alluminio, leghe di titanio, acciaio inossidabili, ma a special modo dagli attacchi corrosivi localizzati in cui queste leghe che resistono a parecchi ambienti possono essere soggette. Ok. Domande?